la festa PIC, gastronomia, cultura e peperoncino, è una manifestazione organizzata dal Comune di Camaiore in collaborazione con l'Accademia Italiana del Peperoncino, che promuove la manifestazione in ambito nazionale. Io chiamerei intanto il sindaco Alessandro Del Dotto. Grazie. A Dario, che magari spero ci abbia portato anche qualche spicchio di sole oltre che qualche fetta di ciccia, ecco, piano piano do il benvenuto. Per noi è un'occasione importante, come sapete questo è nell'autunno uno degli appuntamenti anche legati alla gastronomia oltre che all'agricoltura che caratterizzano la nostra stagione, insieme a quello che primavera ci regala con le vie degli orti, ed è una manifestazione che continua a crescere, una manifestazione che poi il prossimo anno cercheremo anche in maniera molto forte di rinnovare, rilanciare, anche perché l'occasione del decennale sarà sicuramente l'inizio di un nuovo corso anche per manifestazioni importanti come questa. Direi che possiamo procedere anche con gli altri ospiti. Sì, allora chiamerei Enzo Monaco, presidente dell'Accademia Italiana del Peperoncino, e Cino Tortorella. Due parole ovviamente. Ma, due parole, soltanto complimenti, complimenti per questa manifestazione che ormai ci preoccupa, perché il rischio è che diventi più importante della manifestazione di Diamante, anche se noi abbiamo 25 anni di storia. E quindi siamo contenti, perché quando abbiamo iniziato 9 anni fa non credevamo che potesse arrivare a questi traguardi. Quindi complimenti alla città, soprattutto di Camaiore, perché grazie a loro che questa festa, e grazie all'amministrazione comunale che questa festa va avanti. Il Comitato dei Saggi, presieduto da me e da Cino Tortorella, il mitico mago Zurlì, che tutti ricorderete, ha decretato quest'anno la premiazione di Dario Cecchini. Io adesso a mia volta do la parola a Cino Tortorella, perché anche lui dovrà dire due parole soltanto. Io sono sicuro che qualcuno dirà: ma che cavolo c'entra quello lì che è solo capace di far cantare i bambini in una manifestazione come questa? È la storia della mia vita, ecco. Io mi occupo, la cosa più importante della mia vita, quello che ho fatto da anni, è la gastronomia. A me piace mangiare e bere, ne ho scritto anche, ma nessuno lo sa, questo è il punto. Io ho fondato riviste di gastronomia, ho scritto su importanti riviste, e qualcuno quando andava a leggere, andava a vedere chi era l'autore, diceva: guarda, questo si chiama come quello stupido che fa il mago. Ecco, io ho ideato anni fa, 5 anni fa, e mi hanno chiesto un'idea per questa manifestazione qui. Io conosco Enzo Monaco da anni, mi ha detto: facciamo qualcosa a Camaiore, vedi di pensare qualcosa. E mi è venuto in mente che la storia del personaggio Peperoncino, il primo è stato Vittorio Sgarbi, vi ricordate, poi avanti così siamo arrivati a un personaggio importantissimo, piccantissimo davvero. Io ci tengo a fare una breve descrizione per chi magari non fosse a corrente di questa cosa. Allora, nelle ultime edizioni è stato istituito un premio che viene assegnato ad un noto personaggio nazionale del giornalismo, della TV, della pittura, della scultura, del cinema, della letteratura, eccetera. Allora, il personaggio viene scelto tra i personaggi italiani che si sono messi in evidenza per il loro stile piccante in qualsiasi ambito, da un'apposita commissione presieduta appunto da Cino Tortorella e da Enzo Monaco, presidente onorario e presidente dell'Accademia. Allora, il premio consiste in prodotti gastronomici al peperoncino e tipici locali in quantità pari al peso del premiato. Allora, la commissione dei saggi dell'Accademia ha deliberato che il premio personaggio PIC, cante,
2016 andrà a Dario Cecchini. Allora, io potrei descriverlo, però penso che lui lo faccia meglio. Allora, intanto, con tutto il rispetto per Cino, vorrei contestare questa sua analisi di Mago Zurlin. Abbiamo fatto un viaggio di 2 ore, tanto dista a Panzano, forse anche un po' di più da Camaiore. I cuori sono vicini, ma la distanza un pochino c'è. E quindi spiegavo alla mia moglie Kim, che è americana, quegli anni io non ho 61, sono di 55, e c'erano pochi punti fermi in un paesino come Panzano. Panzano in Chianti fa 960 persone, nemmeno 1000. Uno dice 1000, fa cifra tonda, se pensa a Garibaldi, 960 è un pochino zoppo. C'erano pochi divertimenti, soprattutto in inverno non c'era veramente nulla, nemmeno la possibilità di star fuori perché faceva freddo. 2 cose importanti succedevano nell'anno: per i grandi il Festival di Sanremo, con tutte le canzoni che poi venivano cantate tutto l'anno, i mangiadischi, i jukebox, 50 lire una canzone, 100 lire 3 canzoni, eccetera eccetera, tutti i librettini venduti alle edicole o tutte le canzoni di Sanremo, cioè le canzoni erano quelle. Ma per noi bambini, in febbraio, quando faceva freddo, la scuola per me era come, mi bloccava lo stomaco, il senso di andare a scuola mi dava un fastidio fisico incredibile. Era proprio il periodo buio, non c'erano più le feste di Natale, le feste di Pasqua erano ancora un miraggio, quelle dell'estate non si parlava nemmeno, c'era lo Zecchino d'Oro. E il Mago Zurlin era il nostro eroe, il nostro mito. Ora, Dario Cecchini, macellaio, a Panzano in Chianti, con una voglia di fare il chiasso incredibile, con un monte di idee che qualche volta qualche una la funziona, come tutti noi, con sangue di terra di Toscana, con l'orgoglio d'essere toscano e italiano, e con qualche volta anche con la ciccia buona, ma soprattutto con questa voglia che tutti i giorni della nostra vita sia una bella festa. Viva la ciccia e chi la stropiccia! No? Infatti c'è una specialità in bottega, che è un peperoncino in barattolo sott'olio, che si chiama bruciaculo. Ecco, no? Ecco. Bruciaculo, ma l'ho inventato io il nome bruciaculo, mandato anche a registrare il nome allo Stato italiano, me l'hanno rimandato indietro per offesa al comune senso di pudore. Ora, è che succede oggi nel mondo, bruciaculo è un termine toscanissimo, gli stranieri lo comprano, glielo spiego io, glielo traduco, gli stranieri lo comprano per portarlo a casa. Ora, anche... magari un bruciculo, ma le belline nome. Allora, bene, perfetto, pesatemi e addio. Allora, pronti? Allora, i tecnici della bilancia, ci siamo? 95. Allora, 95 chili. Sono tanti 95 chili, eh? È il primo anche come chili, eh? Ha vinto anche come chili. L'elenco delle aziende che hanno contribuito a fornire questi prodotti: il salumificio artigianale Triglia di Gombitelli di Camaiore, le aziende agricole della CIA, Confederazione Italiana Agricoltori della Versilia, l'azienda agricola della Coldiretti, Confederazione Agricoltori della Versilia, azienda agricola Paoli, Segrumigno in Piano, Lucca, l'azienda agricola e turismo Il Noce, Avaiatico, Pisa, Mr. Pitt, azienda agricola Marco Carmazzi di Torre del Lago, leader nella produzione di peperoncini e sponsor
della nona edizione della Festa PIC. I prodotti tipici calabresi raccolti dall'Accademia Italiana del Peperoncino tra gli espositori presenti a Camaiore alla Festa PIC. Adesso diamo un microfono a Dario Cecchini e ci dimostrerà quanto è piccante. Allora, quanto è piccante un toscano? Perché l'argomento è questo, non è l'argomento Dario Cecchini o l'argomento di quello che uno fa di mestiere, ma quanto è piccante un toscano, cioè quanto la lingua di toscano, in Toscana c'è un detto che taglia più la lingua del coltello, cioè la battuta, anche la battuta forte. Noi si viene da Panzani in Chianti, da una terra di grandi vini, ma soprattutto una terra di grandi bevitori, no? Bevitori in senso non gente che barcolla dopo il vino, ma gente che apprezza il prodotto. Da noi c'è un adagio che dice: quando bevo mi sento un altro e quell'altro vuol bere. Ecco. Allora io credo che la nostra piccantezza sia una piccantezza di lingua, non sia una piccantezza erotica, quello fa qui, quello farà là, e che farà mai, ma sia qui vedere la vita con la nostra ironia, cioè con la voglia di fare il chiasso, la voglia della battuta, la voglia anche di non pigliarsi troppo sul serio. Mi viene in mente, sarà la visione di Campanile, mi viene in mente una cosa fra il sacro e il profano, che anche quella è una nostra specialità. Lei è un Padre Nostro, un Padre Nostro, non vi impressionate, non si offende nessuno, ma lei è un Padre Nostro scritto da un operaio della Piaggio, quelli di Pontedera che fanno le vespe, e che dice: Pater nostro fonte di salvezza, che c'è, pensate, l'operaio sempre alla tena di montaggio a stringere dadi in tuta blu mezzo nero di d'olio. Pater nostro fonte di salvezza che ci ha dato la vespa e il parabrezza, difendici da tutte le intemperie, da preti, da frati e dalle cose serie, e donaci la tua grazia dal cielo, da ci mangiare, da bere e un po' di pelo. Ecco, questa è la piccantezza toscana. Ecco, io credo in quel senso lì di essere abbastanza piccante, di pigliare al volo la battuta, di renderla, anche perché in Toscana bisogna nascere vispi. Non furbi, ma vispi vuol dire con un bel sorriso e con la voglia di fare il chiasso. Ecco, questo credo sia la mia piccantezza. La Divina Commedia, un pezzo della Divina Commedia. Vedi, Cino, ti posso dar di tu. Ecco, allora, a te ti è toccato di essere il mago Zurdi, a me mi tocca essere il macellaio poeta, molto più in piccolo. Ma se tu gli fai un pezzo della Divina Commedia, infatti quando il Sermonti, grande oratore della Divina Commedia, venne a Firenze, mi chiesero di fare una piccola cena riservata per dargli il benvenuto, e io gli dissi: professore, lei che la conosce tutta la Divina Commedia, sicuramente la conoscerà anche qualche inizio apocrifo, qualche canto apocrifo della Divina Commedia, cioè come il Vangelo di Cristo in Toscana la Divina Commedia, per cui c'è anche delle varianti sul tema. Nel mezzo delle cosce della Rita mi ritrovai per una selva oscura, perché capelli sì la sei biondita, però la Giulia è ancora di natura. Mi liquidarono, poi continuai, mi liquidarono bonariamente alla svelta, dice: buona la cena, questi sono soldi, non li ho più rivisti. Il personaggio piccante 2016. Viva. Se fossi fuoco arderei lo mondo,
Si fossi vento lo tempesterei, si fossi Dio manderei nel profondo, si fossi acqua il annegrei, si fossi morte, si fossi Papa allor saria giocondo, che tutti i cristiani imbrigherei, si fossi imperator, sai che farei? A tutti mozzarei lo capo a tondo, se fossi morte anderei da mio padre, se fossi vita fuggirei da lui, similmente farei con mia madre, se fossi cecco come sono e fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie e laide lasserei altrui. Oh via! Vi voglio dedicare, come buon augurio, la cosa più importante che per me l'ha scritto Dante nella Divina Commedia e l'ha scritta nell'Inferno, chiaramente, perché a noi ci garba l'Inferno, se ci trattano bene ci danno da mangiare, da bere, capito? E ci si ritrova tutti lì, anche perché in Paradiso ci sarà tutti baciapile, ma quella è un'altra storia, lasciamo bene. Quinto canto dell'Inferno, la parte finale, l'amore di Paolo e Francesca, quello che muove il sole e le altre stelle. Lo dedico alla mia moglie Kim, che è qui davanti, e a tutti voi. Noi leggiavamo un giorno per diletto, di lancia al lotto, come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto, per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso, ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me mi fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse, da quel giorno più ve ne leggemmo avante, mentre che l'un spirito questo disse l'altro piagnea, sì che di pietade io venni me, così com'io morisse, e catti come corpo morto cadi. Dario Cecchini! Ciao, Maio!